Itinerari questa sera è a Tortoreto Lido, lungomare Sirena, vivere di mare. È il ristorante che ci ospita, che ci ha fatto degustare degli ottimi piatti a base di pesce. Tradizione con un pizzico di innovazione, ma soprattutto il gusto vero, l'essenza del pesce fresco. Una delle tante particolarità di vivere di mare è naturalmente il pesce. Qui davvero si parla di pesce fresco, pesce genuino. Il nostro chef fa un lavoro molto particolare, passa le notti a cercare il pesce migliore da mettere poi sulle tavole del suo ristorante. È davvero una ricerca particolare perché raggiunge il porto, è uno tra i primi a salire direttamente sulle navi e sceglie personalmente il pescato, il miglior pescato, perché davvero vivere di mare sceglie solo prodotti freschi e genuini, il top. Lo chef sistema personalmente il pescato. Poi il cliente che arriva qui a vivere di mare osserva davvero queste prelibatezze e sceglie personalmente il pesce da farsi preparare. Lo chef insieme alla sua brigata lo prepara con ingredienti naturali, ingredienti del territorio scelti personalmente e con molta accuratezza. Parlavamo del miglior pescato ed è davvero un pescato da Guinness quasi, chef, perché parliamo di una cernia di dimensioni davvero notevoli. Lo chef diceva che se ne pescano rarissime, veramente rare. E oltretutto l'imbarcazione che affronta questa pesca, nel caso lo strascico, deve affrontare dei rischi non indifferenti per prendere queste prede. Perché? Perché si nascondono magari in derelitti, in vicinanze di piattaforme o altro. Per cui il rischio a volte vale la pena, a volte sì, a volte no, però in questo caso ne è valsa la pena. Ed ecco che lo staff di Vivere di Mare sistema il banco del pesce proprio come se si fosse in una pescheria dove poter scegliere però il miglior pescato. Vivere di mare con lo chef Gianni Danese, siamo in casa tua, grazie per averci accolto al meglio. Descrivici un po' quella che è la tua dimora, perché ci passi davvero tanto tempo. Sì, diciamo quasi una galera, una lieta e giusta galera, perché c'è tanto lavoro dietro ed è molto, molto bello avere a che fare ogni giorno con il mio staff che si appassiona e comunque riesce a fare ogni giorno cose nuove, quindi è bellissimo, cresciamo un po' tutti quanti, ecco. Il primo step l'abbiamo visto prima, quando arrivo io si scarica e si aggiusta questo banco, ogni sera cambia, così come cambiano i nostri piatti. Questa sera, appunto, dicevo, siamo fortunati, abbiamo un bellissimo banco con poste da pesce alquanto importanti, bene o male. A volte più, a volte meno, abbiamo sempre questo. E poi dipende tutto dal tempo, insomma, siamo legati a dei fattori ambientali non indifferenti, in quanto usiamo solo pesce fresco, per cui questo da noi è fondamentale. Il tempo, la pesca stessa, le barche che rientrano, per cui tutto è legato ed il nostro lavoro, la filiera è la stessa. Parlando delle barche che rientrano, perché te hai un rapporto privilegiato con queste barche, con la marineria in particolare, perché è la tua storia? È, diciamo, la mia storia e la mia fortuna, perché mi ritrovo dopo 35 anni di lavoro con loro che mi hanno quasi cresciuto, per cui sono apprezzatissimo da parte loro e mi permettono poi di fare quel che voglio, tra parentesi, perché comunque, ecco, diciamo, attracco la barca e salgo sopra, che già hanno fatto metà del mio lavoro loro, quindi mi hanno selezionato un ottimo pesce, l'hanno trattato con guanti bianchi, per cui mi ritrovo questo ben di Dio anche e soprattutto grazie a loro. Diciamo che fondamentalmente il mio lavoro inizia dove loro hanno finito, ma l'importante è comunque non rovinare anche loro. Per cui
Rispettare la genuinità del prodotto vuol dire soprattutto non cambiargli sapore, metterlo sul piatto così come te l'ha dato. Abbinato sì, giustamente, perché il tocco di novità sta bene in ogni posto, altrimenti ognuno sta a casa sua. Però ecco, la professionalità sta soprattutto nel fatto che qui da noi il pesce non si rovina, lo si esprime nelle massime potenzialità che ha e fidati, ne è già tanto. Piatti che davvero danno emozioni, è vero? A noi sì, adesso vediamo anche agli altri. Si spera sempre di trasmettere quel che di buono si fa, per cui sì, io sono il riflesso, quel che faccio lo vedo nella mia brigata, tutti super contenti, per cui i nostri clienti lo sono. Una delle tante cose che mi ha colpito, perché davvero sono tante da quando ho messo piede qui a Vivere di Mare, in primis, l'ho detto, lo sottolineo, il profumo del pesce, ma c'è una ricercatezza e un'attenzione anche al benessere. Ci sono delle spezie, delle cose particolari che usate in cucina che non coprono comunque il sapore del pesce, lo esaltano, ma fanno bene. Semi di chia, ho visto, bacche di goji, insomma, cose particolari. E poi la ricercatezza a partire dalla pasta, all'olio, qualsiasi cosa qui non è lasciata al caso. Diciamo che è tutto legato a se stesso, la materia prima, dopodiché va abbinata ad altrettanta materia prima, per cui dall'olio ai semi, una ricerca, uno studio su quel che è i fattori di benessere dell'alimentazione. Per cui ecco, il pesce ne abbiamo, vitamine, proteine a volontà. Quello che andiamo a abbinare, non possiamo abbinare dei grassi insaturi oltretutto, per cui cerchiamo di abbinarlo con la stessa identica qualità del pesce, però legata magari alla terra. Per cui abbinamenti giusti, equilibrati, sani, sempre, e poi un tocco di professionalità che è soprattutto l'accoglienza e quant'altro. Ciò che mettiamo sul piatto è molto carino anche agli occhi. Bello da guardare, bello da degustare. Un'altra piccola cosa che è importante e soprattutto alle donne interessa. Ho letto una particolarità, sì, sul sale himalayano. È un sale che non provoca ritenzione idrica, questo l'ho scoperto a Vivere di Mare. Beh, diciamo che i veri sali minerali sono quelli. Ora, come mai fanno male questi sali minerali, no? Per cui non si usa troppo sale, eccetera, eccetera. No, non si usa troppo sale che fa male. Per cui il sale, anche che comprende iodio o quant'altro, comunque fa male a determinati valori in quanto è molto trattato, il sale bianco classico della cucina. Noi usiamo, ecco appunto, un'altra opzione in tutto il resto del piatto è soprattutto usare questi elementi genuini, sali minerali, sali di roccia, che non alzano assolutamente alcun tipo di colesterolo o che altro, per cui ecco, abbinato, parliamo dello stesso discorso, abbiniamo il buono ad altrettanto buono. Con Fiorindo Nepa, con lui parleremo un po' dell'aspetto della cura del cliente, non solo quando arriva e come lo accogli, ma soprattutto cosa poi gli viene servito, come gli viene servito, i vini che vengono scelti, perché te ne occupi personalmente. Sì, questo ristorante ha una particolare cura al cliente, da quando entra all'accoglienza, dal pasto al bere. Sui vini in particolare cerchiamo di selezionare solo piccole realtà, possibilmente locali, ma anche non, cercando la storia del produttore, l'eccellenza, vini possibilmente naturali, piccole produzioni, e quindi che siano in linea con il nostro pescato.
dato l'orario, non appesantiamo troppo. Guarda, abbiamo iniziato 10 secondi fa e abbiamo già finito. Grazie a tutti, buona serata.